Era uno dei luoghi magici dove tu sei andato tante volte. Spiegami perché hai deciso di dedicare il libro proprio al castello e in tutti questi anni immagino che tu abbia raccolto tantissime foto. Come hai fatto a sceglierle, a decidere che cosa mettere nel libro? Raccontaci anche come è strutturato. Ma quando ho iniziato a incontrarmi con Meltemi per l'editore, dico, per fare un libro, in realtà l'idea era di fare un libro che raccontasse la mia fotografia di 13 anni di street art, ovvero il mio rapporto da fotografo con il mondo della street art, dei writers. Parlando poi con Manolo Morlacchi, che è il direttore di Meltemi, casualmente anche lui conosceva, era già stato anche al castello. E allora ci siamo detti, ma perché non facciamo qualcosa di specifico? Per me è stato un cambio di completo a 180 gradi rispetto al progetto, perché inizialmente doveva essere un progetto su me e la mia fotografia, è diventato un progetto sul castello e su Zac. E io avevo 6 anni di fotografia, dal 2013 che conosco Zac, dal 2013 che faccio fotografie in quel posto. È stata difficile selezionare le fotografie, anche perché non volevo mettere fotografie che si ripetessero, ma volevo anche dare un'idea attraverso la fotografia, raccontare questo posto, raccontare la magia di questo posto, raccontare quello che quest'uomo con i ragazzi sono riusciti a fare. E in effetti, cosa abbiamo fatto? Insieme alle mie fotografie, e ci sono dei pensieri di Zac. Noi abbiamo lavorato insieme, abbiamo scelto delle fotografie dove lui ha elaborato dei pensieri anche poetici. Zac viene da una cultura dove la poesia è ancora una cosa importante ed è capace di elaborare dei pensieri che arrivano dentro, nell'anima. Così abbiamo impostato questo libro e ci sono delle fotografie dove Zac, una volta abbiamo fatto questo progetto io e Zac, abbiamo detto questo è uno spazio strano, è un posto occupato ma come vedete è ambiguo. Sì, è ambiguo, un posto che è occupato, è illegale ma poi lo ritrovate su Google Maps. È inaccessibile, però vanno a registrarci clandestinamente legale, vanno a registrarci video musicali, video shooting di moda, ci va la televisione della radio svizzera italiana, compleanno alle 2 di notte, i carabinieri che fanno uscire le macchine dal castello, ci va la televisione olandese, insomma è un posto molto ambiguo, è quello che Zac chiama l'equilibrio nello squilibrio. Sì. E c'è una foto, adesso vediamo se la piramide rovesciata, se la recupero, dove vediamo se la recupero. Ecco, questa foto, ad esempio, c'è un pensiero di Zac nella pagina fronte. Sì. Dove Zac è un po' così evanescente, come è ambiguo lo spazio, la situazione, e dietro di lui c'è questo lavoro di Pneumone e vedete che rappresenta Zac, perché alla base c'è un libro, la cultura, ha detto che veniva, c'è l'inchiostro di China e poi c'è questa piramide rovesciata in un equilibrio molto precario che poi Zac racconta. Questo posso in 2 minuti spiegare? Solo 2, vai. Perché ci spiega anche in uno. Spiegalo in uno. Quando mi sono ritrovato con il culo per terra, la testa per terra, la faccia nel fango, mi è venuta l'illuminazione che dopo 7 anni di galera, perché hai spaccato il culo a qualcuno, di cui 3 anni in totale isolamento, che parlavi con gli scarafaggi, un po' di illuminazione ti arriva, senz'altro, ti arrivano delle cose. E io giuro, così mi sono alzato con questa idea. Tutta la mia vita è rappresentata in quella piramide, l'ho rovesciata, dove sono arrivato diventerà un altro punto di partenza.
e sono ho cominciato da proprio i bassi fondi, però con una piramide piena di vita, piena di esperienza, piena di amori, piena di gente, piena di bellezza, piena di tutto quella piramide, dunque è una base solida. Ma non era lei la base sotto la piramide c'è la fava, una fava secca che è la rappresentazione del castello. La fava secca se la picchi in verticale non la spacchi, la giri così, tac. Per quello appena c'è un temporale comincia a sgritolare tutto. Ciao Lilli, e comincia a sbriciolarsi tutto. E poi sotto ancora non è ancora sicuro, non solo la fava, c'è anche la vita, i dati, che non si sa come cazzo mi cambia, cosa mi può succedere. E l'azzardo c'è, sempre c'è. Ma sotto sotto la base essenziale è l'arte e la cultura, la china e il libro. Perché non, nessuno deve mai aver paura di una persona colta. E l'ignoranza, che è il male di questo mondo, è l'ignoranza, no? Per quello l'altra, voi siete fortunati di essere nati in questa parte del mondo. Io sono nato nell'altra parte, dove l'ignoranza si insegna. Ti danno tutti i basamenti per diventare un bravo ignorante, ma sempre ignorante sei. Dall'altra parte è sempre così. Lilith curano solo quelli lì, pochi. Diciamo che ero uno di quei pochi lì che ho potuto studiare, ho potuto fare tutte le università, sia in Francia, in Iraq, che l'Iraq era il paese della cultura araba in assoluto, le più grandi università erano lì, però c'era Saddam Hussein, non c'entra un cazzo. E niente, con quella cultura lì mi sono seduto sopra la mia piramide a cercare l'equilibrio. È una cosa impossibile e io ce l'ho fatta. E io ce l'ho fatta a trovare l'equilibrio nello squilibrio più totale. Sono un uomo equilibrato, non mi manca più niente, a parte i soldi. L'altro ieri mi è venuto un pensiero, l'ho scritto, c'è il mio quaderno nel giubbotto, mi sono alzato alle 2 di notte mentre facevo il sitting, perché c'era la vendita del castello, non ho dormito, ho acceso un grande fuoco e ero pronto a bruciare tutto, per dire, non, appena non è lo stronzo di cinese che viene qua, vuole fare un albergo di lusso con delle saune, e quello è il progetto della... C'è anche un assessore del comune di Cormano qua, che ringrazio il comune di Cormano, l'altra giunta. Ecco, di quello ne parleremo dopo. No, perché loro mi hanno dato la casa. Sì, però poi ne parliamo. Andiamo per gradi, perché sennò ci perdiamo un attimo. Terzo grado siamo. Terzo grado. Sempre interrogatorio. Mi ci